Possiamo intitolare il pezzo di questa sera a Vincenzo Nibali, il numero che ti aspetti. Era dichiarato, era nell'aria. Avevamo cercato di rosso già da ieri sera, e quindi abbiamo fatto molto bene sia ieri che oggi, e la squadra veramente sta andando molto forte, sono contento, quindi questa bella vittoria è anche merito di tutti i sacrifici che sono fatti con tutti i lavori. A 4 chilometri dall'arrivo hai, diciamo, lasciato l'indugi e sei partito deciso. Avevi visto qualcuno in difficoltà, pensavi che fosse un'azione decisiva o temevi che qualcuno potesse venirti dietro? Avevo fatto un forcing nella parte più dura della salita, quindi ero un po' tutti con il fiato corto e lì mancavano 4 chilometri. Alla fine io stavo molto bene, allora è stato lì che ho provato e è andato molto bene. La seconda vittoria, l'anno scorso si chiuse l'anno con vittoria 0, ma pure una gran bella stagione. Quest'anno invece la seconda vittoria è la seconda in salita. Ti senti più forte degli anni scorsi in salita? Ho lavorato molto, molto bene nell'inverno e quindi qua sono ora un po' a raccogliere i frutti, quindi tutto questo che sta arrivando ora è veramente buono. L'anno scorso è stata una buona stagione, è mancata un po' la vittoria, però tutto sommato ero sempre lì in prima linea, ecco, non sono mai sparito. Vincenzo, rimandato tutto al cronometro di San Benedetto del Tronto, pensi che anche il circuito di Offida possa riservarti delle sorprese e anche spunti per recuperare ancora? Il circuito di Offida è molto difficile, anche duro, può riservare delle sorprese, ma la squadra è molto forte, quindi sono sicuro che mi supporterà fino alla fine, però se si presenta una chiara occasione di poter raccogliere qualche secondo sicuramente lo faremo, se no poi ci giocheremo tutto a cronometro. Come ti senti a cronometro sui tuoi diretti avversari, Horner e Kreuziger? Quest'anno ho avuto modo solo di fare una sola cronometro, che è quella del Tour de San Luis in Argentina, ed è andata molto bene, quindi da lì non ne ho più fatte, però ho fatto qualche test con la squadra e diciamo che sono abbastanza fiducioso per quanto riguarda la crono, ecco. Ovviamente la parzialità, in quanto rappresenti un corridore italiano, quindi mille volte in bocca al lupo.